A Bruxelles si apre, all'insegna dell'incertezza, il Consiglio europeo straordinario dedicato al Recovery Fund. Emmanuel Macron promette che farà di tutto per chiudere l'accordo che assicura ai paesi 750 miliardi di aiuti, di cui 500 a fondo perduto, da convincere i cosiddetti paesi frugali, con l'Olanda in testa, fautori di una linea rigorista secondo la quale il piano deve prevedere meno risorse, in particolare devono essere di meno quelle senza restituzione. Per il Premier Mark Rutte c'è dunque meno del 50% di possibilità di raggiungere un'intesa entro domenica. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte appare più che mai determinato. La nostra linea rossa è una risposta europea adeguata. Conviene a tutti, non solo a noi, mette in chiaro con tono vagamente minaccioso. Non solo affari, le mafie puntano sull'economia Covid per fare soldi, ma anche per raccogliere consenso e voti. Lo dice la Direzione Investigativa Antimafia in una sezione speciale della sua relazione al Parlamento. La crisi economica determinerà una diffusa mancanza di liquidità che esporrà molti commercianti all'usura, con un conseguente rischio riciclaggio e di reimpiego dei capitali illeciti. Di più, le mafie potrebbero fomentare disordini, in particolare nelle città del sud, e offrire una sorta di protezione sociale. Un welfare alternativo. Si tratta di un investimento sul consenso sociale che genera un credito da riscuotere in pacchetti di voti alle future elezioni. L'effetto lockdown pesa ancora sul prodotto interno lordo e sui consumi. A lanciare l'allarme la Confcommercio con un'indagine relativa al mese di giugno. Soprattutto per i settori del turismo, dei trasporti e dell'intrattenimento, il recupero si conferma difficile e complesso alla luce delle difficoltà di molte famiglie e della prudenza dimostrata negli acquisti. Per il presidente dei commercianti, Carlo Sangalli, occorre incentivare la ripresa attraverso una politica fiscale più coraggiosa. In Italia le start-up attive nel settore dell'energia sono quasi 1.500. Negli ultimi 5 anni sono cresciute con un ritmo annuo del 61%. L'ecosistema che raggruppa tutte le start-up innovative, che complessivamente arrivano a 10.000 unità, vale 4 miliardi di euro, di cui poco meno del 60% ascrivibile alle sole regioni settentrionali, con il restante 40% equamente distribuito tra le regioni meridionali e del centro Italia. È quanto emerge dal rapporto ICOM, Istituto per la Competitività, presieduto dall'economista Stefano De Empoli. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.